Buongiorno, eccomi qua. Allora, come vi avevo promesso, oggi facciamo i babà. Per prima cosa ho acceso già il forno, ora andiamo a preparare il nostro impasto e per prima cosa devo separare gli albumi dai tuorli. Quindi, grazie al mio aiuto cuoca, ci metterò proprio un momento. Per cui i tuorli li vado a versare qui, mentre gli albumi li metto direttamente in saetta. Questa ricetta l'ho trovata su un vecchio ricettario dei nostri stampi in silicone. Sapete che io gli stampi li adoro e l'altro giorno così sbirciando ho trovato questa ricetta, li ho fatti, mi sono venuti talmente buoni, che cosa volete? Me li hanno richiesti un'altra volta. E quindi voglio farvi vedere anche a voi come ho fatto. È molto molto semplice, veramente, una ricetta molto molto semplice, veloce. Non c'è bisogno di lunghi tempi, veramente basta fare l'impasto, versarlo negli stampi e farlo cuocere. Ecco qui. E adesso per prima cosa andiamo a montare gli albumi. Ok, mettiamo il nostro saetta in velocità 1 e montiamo. Ed ecco il risultato. Questi sono gli albumi. Come vedete ci ho messo veramente pochissimo tempo. Ora vado ad aggiungere i tuorli e gli diamo una bella girata. Aspettate perché ho notato che ecco, adesso sì, perfetto. Intanto che vado amalgamando gli altri ingredienti, faccio fondere un pezzettino di burro. Comunque la ricetta l'avevo già condivisa sul gruppo. Intanto che si fonde il burro, vado ad aggiungere anche un goccino di latte e continuo ad amalgamare. Ora andiamo ad aggiungere lo zucchero. Una cosa, se volete far scendere l'impasto sulle fruste, non dovete fare altro che sollevarlo e girare. In questo modo le fruste rimarranno decisamente più pulite. Ora aggiungiamo lo zucchero e a questo punto dobbiamo mettere la velocità 2, altrimenti faremo molta fatica. Il burro è quasi pronto. Ora aggiungiamo anche la farina a cui ho già aggiunto il lievito. Ecco qui. Perfetto. Vado a spegnere un attimo il microonde. Anche il mio burro è bello che è pronto, do una girata. E poi aggiungo il burro fuso. Dopodiché l'impasto è pronto e andrò a versarlo nei miei stampi in silicone che ho semplicemente bagnato con acqua. Sapete che non vanno né untini né infarinati perché non attacca nulla. E dopo li cuocerò nel forno a 180 gradi per 17 minuti. Ecco fatto. Andiamo ad aggiungere anche il burro. E diamo un'ultima girata. Come vedete con la velocità 2 non sto facendo per niente fatica. Ricordo sempre di non fare questa cosa con lo Speedy Chef perché non ci riuscite, diventa troppo duro l'impasto e rischiate solamente di romperlo. E se lo rompete per errato utilizzo, non è coperto da garanzia. Ecco fatto, l'impasto è pronto. Come vi ho suggerito prima, facciamo dare una bella girata alle nostre cruste così non mi rimane troppo impasto sopra. Ecco fatto. E ora andiamo a versare l'impasto negli stampi. Come vedete li ho messi sulla griglia, mai sulla piastra del forno. Ce ne stanno due tranquillamente, per cui riesco a farne tanti in una volta sola. Questo è il vecchio stampo dei muffin che purtroppo non c'è più. Questo invece è lo stampo dei cupcake.
volendo se ne possono utilizzare due. Mi raccomando di non riempire completamente il nostro alveolo, altrimenti sapete che poi lievita e diventano delle piccole bombe a mano. Poi, mentre loro cuociono, andrò a preparare la bagna, che è semplicemente acqua, zucchero e rum. In questo caso, io non seguo le dosi del ricettario perché per i nostri gusti il rum è un po' poco. Quindi ho preferito variare un attimino. Io in pratica ho invertito le quantità. Ho invertito la quantità dell'acqua con quella del rum e quella del rum con l'acqua. E poi ovviamente ci va lo zucchero. Volendo si può aggiungere anche della scorza di limone durante l'ebollizione, oppure dell'essenza di vaniglia. Quello dipende un po' dai vostri gusti. Ecco fatto, praticamente già finito. Come vedete, velocissimo, pochissimo tempo. Ci vuole più tempo a preparare tutti gli ingredienti che poi a fare i babà. Ovviamente so benissimo che i babà hanno una determinata forma, ma quello stampo lì la Tupperware ancora non ce l'ha fatto, per cui ci adattiamo un po'. Però vi garantisco che quando li ho fatti l'altra volta a forma di ciambella, hanno avuto un fantastico risultato e sono piaciuti molto perché l'impasto è veramente favoloso. Ripeto, dovevo semplicemente aggiungere un po' di rum alla bagna. Però anche in questo caso, ripeto ancora, dipende solo ed esclusivamente dai vostri gusti. Ecco fatto. Adesso devo solo aspettare che il forno arrivi a temperatura, dopodiché li metterò a cuocere. Ovviamente dopo, come sempre, vi manderò il risultato dei muffin. Non sto qui a farvi vedere la bagna, perché semplicemente dovete mettere l'acqua, lo zucchero, portarlo ad ebollizione, lasciarlo bollire un paio di minuti, spegnerlo, lasciarlo riposare una decina di minuti e poi aggiungere il rum. Dargli una bella mescolata, dopodiché lasciarlo raffreddare bene. Quando i muffin saranno pronti, li lasceremo raffreddare, li sformeremo, andranno bucherellati con uno stuzzicadenti proprio per permettere alla bagna di penetrare bene all'interno dell'impasto. Comunque ci vediamo poi più tardi per il risultato. Ciao! Grazie.